Ciao, sono Luca e in questo video vedremo la progressione giusta per quanto riguarda serie, ripetizioni e cariche per allenarti, per aumentare la massa muscolare anche a casa. Puoi tranquillamente, semplificando al massimo al netto delle differenze individuali, partire inizialmente con un 3x12, quindi 3 serie da 12 ripetizioni, volendo in super serie ancora una volta per massimizzare l'intensità, quindi serie consecutive di 2 o più esercizi e senza pause per massimizzare intensità, densità, tempo sotto tensione e connessione mente-muscolo, perché sentirai un miglior pompaggio. Carichi leggermente inferiori, prova e via tranquillo. Per avere altri numeri comunque rimani su carichi indicativamente intorno al 75% del massimale. Come calcolare il massimale? Indirettamente, senza farti del male, trovi un peso che ti permetta di fare 12 ripetizioni e non di più, semplificando. Quel peso lì è in quell'esercizio e rappresenta per l'appunto il 75% del massimale in quell'esercizio, semplificando al massimo. Dopodiché, nel corso del tempo, sempre in un contesto di ottimo ascolto di te, ti rimando i miei video test e guida dove ti ascolti, senti come risponde il tuo corpo, ogni muscolo diversamente e quant'altro, aumenti i carichi del 5% ogni 2 settimane, semplificando al massimo. Non sarà mai una cosa lineare o a scala, ma sempre intervallata da una settimana di scarico ogni tanto, chiamala come vuoi, e se ti ascolti sai quando è, una volta al mese, anche meno, poi dipende un po' per l'appunto se ti ascolti. E così facendo, per l'appunto, arriverai nel corso del tempo, mantenendo il focus sui movimenti che sente il meglio proprio il muscolo grazie all'ascolto di te, a effettuare un 5x8, quindi le serie aumentano, le ripetizioni si riducono, aumenti i carichi del 5%, facendo per l'appunto una settimana di scarico completa, riposo totale oppure parziale in base a come ti senti, per l'appunto, se progredisci così arriverai ad avere ottimi risultati, mantenendo comunque sempre, io sono un fan delle super serie, comunque carichi, comunque pause, comunque brevi se le fai. E pausa vuol dire pausa attiva, dove io contraggo e sento come il muscolo sta lavorando, non pausa dove sfoglio la gazzetta dello sport pensando a cosa farò stasera. E infine, dopo il 5x8, arriverai per l'appunto a fare un piramidale, se sei a casa magari sei la panca multifunzione o i manubri regolabili, altrimenti è un po' scomodo, in palestra più facilmente, per aumentare il carico per l'appunto di ogni singolo esercizio, ad ogni serie del singolo esercizio, ma ancora una volta il peso viene dopo rispetto alla connessione mente-muscolo, ascolto di te, pompaggio e quant'altro. Quindi mi raccomando, l'obiettivo primario non è sollevare più peso possibile a discapito del resto, se poi dopo non senti niente e quant'altro. Quindi molto spesso il pompaggio si sente meglio con meno peso e più ripetizioni, sempre fra le 8 e le 12. Quindi da un 3x12 a un 5x8, aumento dei carichi del 5%, focus sui migliori esercizi, migliori la connessione mente-muscolo, dopodiché fai il salto verso il piramidale, mantenendo per l'appunto i movimenti che senti al meglio, barra quelli fondamentali come panca piana, squat, stacco e così via. Dopodiché sei perfetto, puoi avere ottimi risultati anche a casa, come sempre, per un discorso di ipertrofia muscolare. Ti rimando i miei video test e guida, già che ci sei anche la metafora di Rocky 4, per un discorso di avere una prospettiva diversa e capire un po' come funziona il corpo al di là dell'aspetto numerico. Quindi trovo sempre un equilibrio fra l'aspetto razionale numerico e l'aspetto ascolto di te, dopodiché sei perfetto. Infine, paradigma autoconsapevolezza, e se vuoi fare un salto di qualità in termini di forma fisica puoi contattarmi e ti spiegherò come posso aiutarti a distanza con il servizio di personal trainer online. Ciao.